Buongiorno, sono le 8:30 e mi sono svegliata un'ora fa e sono rimasta a letto per un po' con il cellulare, ovviamente. Oggi è sabato e io non lavoro nei fine settimana, quindi oggi è il mio giorno libero. E niente, benvenuti al mio primo vlog in italiano qui su YouTube. Mi fa un sacco di vergogna registrare questo video, ma sono contentissima, anche perché questa è la mia prima collaborazione su YouTube. Sono pronta. Adesso me ne vado a prendere un caffè con un'amica e dopo a una lezione di yoga. Oddio, che freddo che fa! Play around with your hips here, the heels to our right wrist, and we're bringing that right arm to the left side. Sono appena tornata a casa dalla lezione di yoga. Oh, sono così rilassata e contenta. Amo il yoga, ve lo giuro. Ultimamente sto facendo più yoga perché è un'attività che mi fa sentire molto bene e ogni giorno che vado mi sento più forte e più flessibile. Benvenuti sulla mia cucina. Questo di qua, non so se l'avevi già visto, ma è la doccia. E niente, che avevo io? La verità è che non ho nessuna voglia di cucinare. Ragazze, non sapete lo bene che si sta qua. Oh, davvero. Voi non pensate che è la vita più bella quando c'è il sole? Perché io lo penso ogni giorno. Io lo so che questa è una frase che si dice sempre, ma davvero che il sole mi fa felice. Questo spot è il mio preferito da tutta Barcellona. Si sta da Dio qui. E niente, vado a leggere un po' e vi raccomando... No, vi raccomando no. O no? Os recomiendo questo libro, si chiama Señoras que se empotraron hace mucho. Parla di donne lesbiche, della storia. È molto divertente e anche interessante. Ho fatto una piccola siesta di 30 minuti, mi sono appena svegliata. Esta parte del vídeo la voy a hacer en español, así me entendéis mucho mejor y también yo me explico mucho mejor. Ya va siendo hora de que hablemos del sponsor de este vídeo, que es Babbel, una plataforma para aprender idiomas. Y bueno, es que estoy tan contenta, o sea, es la primera colaboración que hago y además de idiomas, que es algo que me flipa y que lleva tiempo queriendo colaborar con alguna escuela de idiomas. Entonces estoy súper contenta. En Babbel enseñan 14 idiomas, yo elegí el italiano porque no sé por qué, pero desde hace como 3 años estoy obsesionada con el italiano. Nada, os voy a enseñar un poquito cómo funciona, cómo la uso yo. Yo hago las clases con el móvil porque tienen aplicación y tienen página web. Lo que pasa es que como estoy grabando con el móvil, pues lo voy a hacer hoy en la página web para que lo veáis bien. Estoy haciendo el curso ahora del B1 de italiano. Yo llevo 3 años aprendiendo por mi cuenta. Luego el año pasado fui 2 meses a clase y llevo 3 semanas haciendo clases con Babbel. Es como mi ritual diario y lo meto pues en ratitos en los que tenga libres, o en mi mañana o según lo que me apetezca. Hasta ahora solo he hecho lo que son las lecciones normales, pero también tienen clases en vivo que no las he probado todavía. Bueno, mirad, aquí es donde están las clases en vivo. Hay un montón de temáticas distintas, duran una horita y hay para diferentes niveles.
voy a hacer una lección, así me veis cómo lo hago. Il villaggio turistico. Il villaggio turistico. O preferisci un viaggio organizzato sugli Appennini? Stava difficile. Si queréis aprender un idioma, aprovechad porque Babbel tiene una oferta del 40% de descuento. Te sale tiradísimo de precio. Tomate esto como una señal. Andavo a prendere la bicicletta, ma prima voglio mangiare qualcosa dolce. Churros. Non ho mai assaggiato questo tipo di churro. È coperto in cioccolato. È vegano, eh? Un sacco di gente italiana, mi piacerebbe parlare con qualcuno, così mi alleno un po', ma mi fa vergogna. Ragazze, sono stanchissima, sono solo le 8. Sempre il sabato, la domenica mi piace fare come una serata di self-care, mangiare qualcosa di buono, mentre vedo una bella serie o un bel film. Anche adoro entrare, non so se si dice così, su Pinterest mentre ascolto musica. Mi encanta. Sto rendendo conto che non so abbastanza vocabolario e grammatica in italiano. Io quando ascolto qualcuno parlare italiano lo capisco tutto, o quasi tutto, ma quando devo parlare pensavo che sarebbe più facile fare questo video, però madre di Dios! Stavo cercando come si dice pintarmi las uñas in italiano e si dice dipingi o dipingi le mie unghie, a ver. Dipingi le mie unghie. Dipingi le mie unghie. Wow, pues voy a dipingi le mie unghie. Ultimamente penso che sto vivendo troppo veloce. Sono in una fase in cui sono più stressata e questo mi fa non vivere nel presente. Ed è per questo che questo fine settimana volevo fare un detox e disconnettarmi, perché sento che devo fare più cose che mi piacciono, più cose senza il cellulare. Non sapete le ore che perdo io su Instagram. È veramente preoccupante. Se volete imparare italiano, qui sotto vi condivido una lista di film italiani e anche di series. Wow, sto spessissima. E me sta costando la vita. Necessito practicar más, chicas. Wow. Me duele la cabeza de pensar tanto. O sea, es que siento que no fluye la cosa. Questo mi serve per sapere che devo imparare di più e che devo studiare di più. Come sono così stanca, vado a cucinare una zuppa, perché si fa veloce e buonissima. Questa è la cena che faccio sempre che sono pigrissima o che è troppo tardi, non ho il tempo. Solo voglio dormire. Guardate che belle bowl. L'ho fatto io. E beh, non l'ho fatto io, l'ho pintato. Es que me lo invento todo, tío. Se dice pintato? Es que me entra la risa ya porque es que estoy super cansada. No me salen las palabras y me quiero dormir ya. Bueno, para despedirme voy a hacerlo también en español. Estoy, no sabéis lo cansada que estoy y lo mucho que me ha agotado hablar en italiano, pensar en italiano y hacer este vídeo. Espero que os haya gustado. Al final ha sido un día muy tranquilito.
me quería tomar este día para hacer cosas para mí, para estar tranquila. Y bueno, al final ha salido lo que ha salido. Espero que os haya animado de alguna forma a vosotras también a aprender un idioma. Ya habéis visto, yo la he cagado muchísimo. Y yo normalmente, yo soy una persona muy vergonzosa, ¿vale? Y a mí lo que me cuesta del italiano es hablarlo. Yo puedo hablarlo yo sola, así, súper guay. O cuando es con gente que no sabe italiano, pero cuando tengo que hablar con gente que habla italiano, me rajo muchísimo y me da vergüenza hablarlo porque no quiero cometer errores. Pero es que al final, cometiendo errores es como aprendes, y a la gente que habla ese idioma le da igual que tú la cagues. A mí, cuando la gente habla en español y no son españoles, o sea, cuando lo intentan y están aprendiendo, yo para nada juzgo a esa gente. De hecho, me encanta que prueben y que lo intenten. Y tengo que interiorizar más eso y pensar que al final estoy aprendiendo un idioma y que obviamente la voy a cagar. Así que nada, que os animo a que si era algo que teníais en mente, lo de aprender un idioma, que lo hagáis y que no tengáis miedo a cagarla y que practiquéis mucho. Y bueno, también dar las gracias al sponsor de este vídeo, muy fuerte estar diciendo esto. Gracias Babel por confiar en mí y por darme esta oportunidad, estoy mega contenta. Nada, gracias por estar aquí un día más, gracias por ver el vídeo entero, espero que estéis genial. Os mando un abrazo enorme, espero que tengáis muy buena semana y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Buenas noches.